ovviamente dal materiale che ci abbiamo, che sono queste meravigliose 36 carte divise a 4 semi con 9 carte diverse. Se ci basiamo sulla scala, io sono musicista tra l'altro, quindi ci basiamo sempre sulla scala, si parte dal 6 e si arriva all'asso per 4 volte uguali. E se giocassimo, diciamo, un gioco semplice, funzionerebbe che il 7 batte il 6, l'8 batte il 7 e il 6, il 9 batte l'8 e il 7 e il 6, cioè prende. E così via fino all'asso che prende Tutto. tutto quanto. Scusa, quello come si chiama? Questo I nomi, sì, c'era. sembra un altro asso Ha questo. ragione, sì. Allora, questi vengono chiamati normalmente con i loro numeri, 6, 7, 8 e 9, normalmente per eccezione del 9 che vi spiego dopo invece. Poi questo è il 10 e vale anche 10 punti tra l'altro, ma ci arriviamo dopo una cosa per volta. Under, che sarebbe una specie di fante, Ober, che è il superiore del fante, cioè Under sarebbe sotto e sopra. Poi c'è il re e l'asso. Ok, allora in questo gioco che non ho mai trovato una traduzione, insomma chiamiamolo scie per comunque, si gioca appunto una coppia contro l'altra, quattro persone, e ci sono tre varianti di gioco da fare. Una variante si chiama une nue, cioè si parte da sotto. E si arriva sopra, si inverte la scala dei valori, praticamente diventa il più alto il 6, il più basso l'asso. L'altra si chiama Open Up, che invece è quello che ho spiegato prima, che come carta più forte che prende c'è cioè l'asso a scendere. E poi invece c'è il trumf, che sarebbe una specie di briscola, forse non conosco bene il gioco della briscola, comunque. Si sceglie un seme che comanda su tutti gli altri semi. Lì la gerarchia delle carte è diversa. Il più alto che comanda è questo qua, che si chiama Under, cioè il fante, prende tutti gli altri. Il secondo è il 9 e poi dall'asso a scendere, come abbiamo visto anche prima. Ok, ci sono questi tre tipi, alla fine sono due tipi di gioco, perché uno è quello che parte da sotto e sono praticamente uguali, mentre i quattro trumf che possono essere di Rose, Schale, Schild o Eichle, fanno sempre lo stesso gioco. Come decidi il seme? Come deciderlo? Si sbaglia la Allora, carta o? no. Innanzitutto chiamiamoli per il loro nome, cioè Rosa, Schale, Schale che sarebbe le campanelline, sì. Schild che sarebbero bandiere, bandierine, sì, bandiere più o meno. E Ghiande, Eichle, questo è un po' di difficile pronuncia per gli italiani, però ce la si fa. Questi quattro semi, fantastico. Per cui il punteggio totale di queste 36 carte, cioè il mazzo, vale 157 punti, indifferentemente dal gioco che si sceglie di fare, se si fa un trumf oppure se si fa la scala da sotto o da sopra. Nel caso del trumf, questo vale 20. Londra. Che è l'under che comanda su tutti, questo E 14 9. che è il 9, e poi, e questo rimane sempre uguale, 11, 4, 3, 10, niente. Quindi 11 lasso, 11 4 l'asso, re. dobbiamo ricordarci l'11 è importante, 4 e 3, che questi rimangono per tutti i giochi sempre uguali, questa è un'eccezione che nel caso di trumf vale 20. 10, Altrimenti? altrimenti 2. Altrimenti due. Questo Il trumf 14. scusa tutti i semi o solo quelli delle Sì. ghiande? Tutti i semi, quindi lui è accentuato Perché ne perfetto. devi scegliere uno, no? A gioco. Certo.
per cui nel primo gioco lei mi ha chiesto come si sceglie, lo scegli tu che giochi insieme a me e decidi io voglio fare tu. Quindi non se mi arrivano, le carte sono quelle, non ci arriviamo, non apro niente? No, adesso ci arriviamo, volevo spiegarvi un attimo. Sì, quindi quanto vale? Come? I 6 quanto vale? Senza allora, nel truffa appunto niente, il 9, che vale 14, 10, 20, 3, 4, 11. Non in questa circostanza, non in questa variante, quanto vale? Non in questa variante, ci arriviamo con, se comanda 1 e 2, cioè da sotto a sopra la scala, comanda il 6 che vale 11, niente, l'8 vale 8 in questo caso, 9 niente, 10, 2, 3, 4, 2, 3, 4 e 11. Quindi 11 anche l'asso, quindi sono due carte insieme che girano 11. Sbagliai, niente. Niente, quindi l'asso non vale niente. Se si quando comanda il 6, esatto, scusate. Invece quando si fa la scala da sopra, ci abbiamo appunto l'inversione dei punti sull'asso che comanda e vale 11, 4, 3, 2, 10, niente, 8 e 0 per il 6. Ok, questo un po' a grandissime linee. Quindi il 6 niente, quando lui vale 11. Quando comanda l'asso il 6 vale niente, esatto. E altrimenti quando comanda il 6, il 6 vale cosa? 11. Ah, 11 e la scala niente. E lui niente. Ah, ok. Mm-hmm. Esattamente. Poi, temo che saranno tantissime informazioni per stasera, però vi voglio illustrare un po' com'è l'andanzo, insomma, per farvi un'idea di quello che andremo poi ad imparare. Ci sono varie possibilità per esercitarsi, ovviamente, però appunto queste sono le nostre carte. E le mischiamo bene all'inizio di una partita e ne distribuiamo 9 a testa. Quanti di voi sanno già giocare? Uno. Ma aiuti un po'. No, io ci ho giocato 20 anni fa, non so più proprio, non mi ricordo. Ma le regole sono ancora uguali. Le regole non hanno cambiato. No, ho capito, ma non mi ricordo la testa di nulla. Cioè, non... Mi ricordo solo che mi piaceva tantissimo. È meraviglioso.